Berlusconiani dicono che gli interventi che faccio in Parlamento me li scrive Travaglio. Allora Travaglio l'avete sentito dal vivo, quindi potreste fare pure a meno di sentire quello che dirò tra poco. Però poiché io ho iniziato ininterrottamente da 17 anni, quando eletto 17 anni fa sull'onda di Mani Pulite sindaco in un comune in provincia di Napoli, uno dei miei primi atti fu quello di inaugurare la sede municipale. Fuori della sede municipale feci apporre una lapide intestata a Borsellino ed a Falcone, padri ed eroi della Seconda Repubblica. Però mi sono accorto in questi anni che, ecco, anche da sindaco, amministrando bene, sottraendo gli appalti alla camorra, i piani regolatori ai camorristi, ai gruppi d'affari, non bastava, perché non basta far bene, non basta amministrare bene, non basta solo fare e fare bene, ma molto spesso occorre anche non far fare. Ed è quello che ho cercato di dire in Parlamento. E l'anno scorso, in uno dei primi interventi, quando in Parlamento vidi degli strani colleghi, degli strani deputati, deputati che la mattina erano a Montecitorio e la sera armeggiavano con i camorristi, dissi a un ex ministro oggi parlamentare, all'onorevole Mario Landolfi: ma tu sei quello il cui portavoce, assistente parlamentare, la sera si incontra nel bar a Mondragone con la Torre, il clan La Torre, e con il sindaco di Mondragone, e vi dividete i soldi della spazzatura dell'emergenza rifiuti in Campania, e 15.000 euro vanno alla camorra, al clan La Torre, e 80 persone vengono assunte senza dover mai andare a lavorare per togliere la spazzatura dalla strada, ma perché devono continuare a fare i guaglioni della camorra? Sei tu, caro Landolfi, quello che ha fatto queste cose e stai sotto indagine dalla Procura Antimafia di Napoli. E poi appresso c'era un altro parlamentare invece che durante fu invitato, o meglio, di solito veniva accompagnato da un boss della mia zona, lo andava a prendere con la sua potente Audi 8, e loro pensavano che in macchina non ci stessero telefoni, quindi non ci si potesse intercettare. Avevano dimenticato che c'erano anche le cimici, c'è anche questo tipo di intercettazioni. Questo deputato è l'onorevole Paolo Russo, e stava con questo Giovan Battista Mautone, che è stato arrestato nell'ultimo blitz anticamorra che fecero. E il deputato, ascoltate, il deputato Paolo Russo, rivolgendosi al sedicente camorrista che lo accompagnava in macchina, lo invitava, anzi gli commissionava, gli diceva: mi raccomando Giovà, a quello cambiagli i connotati, spaccagli il cervello, perché quello non ci ha votato, a quello massacralo. Cioè, è il deputato che commissiona al camorrista atti delinquenziali e criminali. Questi sono i parlamentari. Per non parlare addirittura non solo nel Parlamento di queste persone, ma nel governo. Ma lo sapete che noi abbiamo un sottosegretario all'economia, un tale Nicola Cosentino, del quale hanno parlato già 5 pentiti di camorra, che dicono che è lui il punto di riferimento perché lui è di Casal di Principe, ed è lui il punto di riferimento dei casalesi, tramite cui si facevano tutte le operazioni, si gestivano gli appalti, la gestione dei rifiuti in Campania, perché i rifiuti in Campania li gestivano non solo i bassoliniani, Bassolino, il PD e tutto il resto, ma insieme ai berlusconiani, a Paolo Russo, a Cosentino, a Landolfi, a tutta questa gente, hanno rubato 2 miliardi di euro e ci hanno fatto arrivare l'immondizia fino
fino ai primi piani delle nostre case, con i nostri soldi, berlusconiani e bassoliniani facevano questo tipo di lavoro. Qui così amministra il PDL e il PD senza la L, questo inciucio che noi teniamo in Italia, questa è l'illegalità diffusa che noi abbiamo in questo paese e che dobbiamo contrastare, e oggi abbiamo la forza di contrastarlo, perché viva Dio, avete nelle istituzioni persone come Sonia Alfano, come Luigi De Magistris del Parlamento Europeo, e io sto in Parlamento dove mi dovete comunicare tutti i diritti negati, le ingiustizie, le illegalità, perché sarò io il portavoce in Parlamento a denunciare con il mio potere ispettivo, e lo comincerò a fare da lunedì. Da lunedì cominceremo con il grande vicepresidente del CSM, perché qui non abbiamo paura di dire come stanno le cose, a Nicola Mancino, perché dovete sapere, oltre a quello che sta uscendo qui a Palermo della copertura e degli intrecci per quanto riguarda il caso Borsellino, la settimana scorsa a Napoli un magistrato del Tribunale di Napoli ha chiamato il GIP che tiene l'inchiesta di uno degli ultimi magnacci che è ritornato nella politica, Mastella, ve lo ricordate? E questo magistrato ha chiamato il collega, il GIP che tiene questa inchiesta, e gli ha detto: scusami, ma puoi chiudere un occhio su questa cosa, sull'inchiesta di Mastella? Puoi cercare di alleggerire un po' la posizione? Potresti pure assolverlo. Se tu gli fai una roba del genere, il CSM ti sarà molto riconoscente. Il CSM poi dopo ti sarà molto grato per questa cosa. Allora in questo CSM noi abbiamo un Nicola Mancino che a volte è smemorato perché non ricorda nulla di Borsellino, ma invece ricorda ed è puntuale ad essere riconoscenti a quelli che non fanno la giustizia, a quelli che insabbiano le inchieste, a quelli che coprono i delinquenti, a quelli che fanno andare avanti la mafia e i camorristi. E allora il capo dello Stato deve censare, anziché invitarci a non fare l'opposizione e dire queste cose, anziché cercare questo inciucione tra PD, PDL e tutta la classe politica, il capo dello Stato da presidente del CSM dovrebbe convocare il CSM per fare luce su questo punto ancora più buio che riguarda Mastella, che è successo a Napoli, dove hanno cercato già di insabbiare la sua posizione. E inoltre il capo dello Stato dovrebbe intervenire sempre da presidente del CSM per difendere i magistrati di Napoli. Guardate, il mese scorso, solo il mese scorso, i magistrati di Napoli non hanno più tutela, non hanno macchine, non hanno mezzi. Hanno incendiato una macchina di un magistrato di Napoli che tiene indagini contro la criminalità organizzata. Hanno tagliato le ruote a un altro magistrato perché stanno cercando di intimorirli, proprio perché c'è un disegno criminale di questo governo e di questa maggioranza di centrodestra che sta cercando di mettere in ginocchio la giustizia e la magistratura, perché vuole un paese senza giustizia. E ritornando a noi, vorrei ricordarvi uno degli ultimi episodi che si sta verificando, che riguarda Papi.